Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un tutorial semplice ma molto efficace per andare a modificare il sorriso di una persona. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Photoshop. Io ho importato questa foto di questa ragazza. E come vedete i denti, io adesso ne ho presa forse una fin troppo esagerata. Comunque, meglio così si vede meglio il contrasto. I denti della modella appunto sono molto gialli. E per andarli a rendere più bianchi, ma in maniera il più naturale possibile, la soluzione è molto semplice, più di quello che uno si creda. Quindi, zoomiamo la nostra immagine in modo da avere il sorriso il più zoomato possibile, no? Per avere ben chiaro tutta la parte dei denti. Quello che andiamo a fare ora è applicare un nuovo livello di riempimento e andiamo a fare tonalità e saturazione. Ora sposto la foto in modo da avere il sorriso che non sia coperto da niente, e quello che dobbiamo andare a fare è, selezionando questa manina, andare a cliccare sulla parte un po' più gialla dei denti, in questo modo. Come vedete, qui ci seleziona già i gialli, quindi vuol dire che appunto ha preso la parte gialla. Se io andavo a selezionare qua, naturalmente mi dava i rossi e così via. Quindi selezioniamo la parte gialla dei nostri denti e andiamo a aumentare tonalità e saturazione al massimo. Dopodiché, tramite questa paletta, andiamo a ridurre al minimo il range, no? Del colore. Questo sarebbe il range del colore dei gialli. Adesso torno ad aumentare. Ok, quindi lo andiamo a diminuire al minimo, sia da una parte che dall'altra, e andiamo a spostare il nostro cursore finché non andiamo a selezionare di blu tutto il contorno dei nostri denti. Quindi ci spostiamo in questo modo, stiamo attenti di fare in modo che la gengiva praticamente ci rimanga all'esterno della selezione. Quindi, una volta individuato più o meno il range, andiamo ad aumentare i nostri due selezionatori di colore e spostandoci anche in mezzo con questi due più interni andiamo a selezionare i nostri denti. Direi in questo modo. Come vedete, i denti sono selezionati, le gengive rimangono al di fuori della selezione, quindi direi che siamo a posto. Riportiamo tutti i nostri livelli a zero, ossia quello della tonalità e quello della saturazione, e quello che dobbiamo andare a fare ora semplicemente è aumentare la luminosità e andiamo a abbassare leggermente la saturazione. Nel mio caso, vedete, mi è venuta selezionata un po' anche la gengiva, quindi vado a spostare leggermente la selezione in questo modo. Vedete, così è già molto meglio. Andiamo ad aumentare ancora un po' la luminosità in questo modo. Ovviamente non andiamo a modificare troppo, adesso in questo caso ho preso un sorriso estremo. Comunque non andiamo a modificare fin troppo, perché altrimenti rischieremo di avere un effetto non realistico. Quindi direi che in questo caso ci accontentiamo così. Il problema è che adesso noi andiamo a rimpicciolire la nostra foto, come vedete ci ha cambiato il colore di tutta parte della nostra foto, anche perché naturalmente siamo andati a interagire sui gialli e tutti i gialli sono stati desaturati e resi più luminosi. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Selezioniamo la nostra maschera,
che ci ha creato appunto nel livello di regolazione. Facciamo Command D in modo per renderla nera, ossia che non venga selezionato nulla. Torniamo a zoomare sul nostro sorriso, questo lo possiamo chiudere. Prendiamo il pennello, ci assicuriamo di avere il bianco selezionato, altrimenti o con le freccette o tramite X dalla tastiera andiamo a selezionare o il bianco o il nero. In questo caso noi selezioniamo il bianco perché dobbiamo andare ad aggiungere nella nostra maschera, perché in questo caso praticamente la maschera ce l'ha tolta completamente, e quello che dobbiamo andare a fare semplicemente è andare a fare la selezione solamente dei denti. Quindi col pennello andiamo a interagire su tutte le parti che riguardano appunto i denti, senza, cercando di intaccare il meno possibile le gengive, anche se vedete, se io vado anche sulle gengive col fatto che abbiamo fatto una buona selezione, adesso in questo caso non è ottimale perché vede, ce la dà leggermente pixellata, quindi cerchiamo di stare il più possibile all'interno dei bordi del dente. E quello che dobbiamo andare a fare è semplicemente questo, andare a pulire, in poche parole, la parte gialla dei denti. Una volta finito, come vedete, questo è il nostro risultato. Questo è il prima e questo è il dopo. È già cambiato notevolmente, mantenendo comunque la dentatura il più realistico possibile. Non siamo andati ad alterare troppo il sorriso, ma abbiamo già comunque ottenuto, come vedete, un ottimo risultato. Questo è un metodo molto semplice, veloce, perché comunque non chiede grandi manovre, però appunto è molto efficace e molto utile qualora dovessimo andare appunto a interagire sul colore dei denti di una persona. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial, anche questo molto semplice ma molto efficace, ripeto. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!